Carico di gioventù. Benvenuti, benvenuti ai ragazzi dell'Under 17 del Teramo Calcio. Dicevo un carico di gioventù, per chi non lo sapesse, classe 2000-2001, 16-17 anni. Beati loro, hanno una vita davanti, qualcuno magari diventerà un campioncino e vi dirò perché sarebbe importante se ciò avvenisse, non solo per la carriera magari di uno di voi, ma anche per altre cose che scoprirete durante questa trasmissione che si occuperà di Teramo Calcio, delle vicende del Teramo Calcio e dell'Under 17 della società biancorossa. Vi preannuncio che al termine di questo ciclo di ospitate delle giovanili del Teramo, questa è la terza di quattro, faremo altrettanto con altri club cittadini della nostra città. Questo è un po' il leitmotiv di quest'anno. Voglio salutare e ringraziare intanto Diego Di Felice Antonio. Grazie, che ritrovo buonasera. Dalle previsioni di Renate Teramo che ti danno ragione, perché la partita era da giocarsi, l'abbiamo giocata e pareggiata bene. Poi una delle colonne portanti della presidenza Campitelli, perché io Vincenzo Fericiani, che è responsabile del settore giovanile del Teramo Calcio, lo ricordo con Luciano Campitelli dal 2008, non mi sbaglio, sì, ci sei sempre stato. Al suo fianco un amico di Supergoal che è stato DJ Magazine Sport, Edmondo De Amicis. Buonasera. Mister, ben ritrovato, poi mi dirai come ti trovi tra tanti ragazzi. E ovviamente non poteva mancare Jacopo Di Francesco, che saluto e ringrazio, puntualissimo come sempre. Come sempre, all'ultimo istante come sempre. Allora, apriamo con una bella notizia. Tavecchio se n'è andato. Non nell'aldilà, ci andrà fra 100 anni, se n'è andato e ha lasciato la Federazione Italiana Gioco Calcio. Posso chiedervi intanto se siete d'accordo, un sì o un no, Diego? Sono d'accordo, bisognava cambiare. Fericiani? Sono d'accordo, ma sarebbe stato opportuno presentarsi dimissionario quantomeno, perché in tutte le altre nazioni sarebbe accaduto, solo qui in Italia si è tergiversato un po', si tergiversa sempre, non si riesce a capire. Edmondo è d'accordo pure? Sì. È inevitabile. Jacopo. Bene solo se è l'inizio di un cambiamento vero. Sul quale ci sarà da discutere, ma ci torneremo anche su questo argomento. Ma mi sembrava, tanto per rompere il ghiaccio, uno dei motivi principali. Allora, Vincenzo Fericiani, voglio aprire con voi ragazzi per qualche minuto. La struttura del Teramo Calcio, come tutte le società professionistiche, dovrebbe, di uso il condizionale, fondare il futuro proprio guardando a questi ragazzi. Secondo te, alla luce delle difficoltà che ci sono state, che non mancheranno mai nel mondo del calcio, semiprofessionistico o comunque professionistico per forza, ritieni che ci sia ancora tanto da fare per il Teramo Calcio e che si sia fatto il massimo in virtù delle ristrettezze economiche che ci sono? No, fatto il massimo no, diciamo che c'è sempre di meglio da poter fare. Noi siamo partiti, ma già l'avevo detto in altre trasmissioni, con tante difficoltà all'inizio dell'era Campitelli. Poi mano a mano siamo cresciuti anche come settore giovanile, siamo passati da una realtà provinciale regionale a una fase nazionale, per cui anche lì abbiamo avuto delle fasi di crescita anche noi come settore giovanile. Poi mano a mano ci siamo strutturati e adesso qualcosa, diciamo, viene fuori. Teniamo conto pure che non è facile far capire oppure investire sul settore giovanile in un modo spinto e in un modo, diciamo, giusto, perché poi la realtà sono sempre le prime squadre. Noi abbiamo avuto, se ripercorriamo un pochettino il Teramo negli anni addietro, vediamo che il Teramo è stato come prima squadra sempre in una fase di crescita, la promozione, la Serie D, poi siamo andati in Serie C, poi abbiamo dovuto fare rientrare in una griglia di 8 squadre per rimanere agganciati, poi ci siamo trovati la Serie B, quindi
sempre spazio, tutto molto impegnativo. Lo spazio per il settore giovanile, per i ragazzi che arrivano al settore giovanile, viene dopo. Viene dopo e abbiamo avuto, diciamo, un po' di difficoltà. Qualcosa si vede adesso con Fratangelo, Fagioli, che sono già realtà in prima squadra, e con tanti ragazzi che abbiamo, diciamo, in Serie D, in realtà, diciamo, dove stanno crescendo. Abbiamo qualcuno tipo Fabrizi con l'Aquila, Mantini, Castelfidardo, sono ragazzi che potrebbero quantomeno rientrare a fine anno e inserirsi in una fase di preparazione. Possiamo con la prima squadra. Anche dire che dopo 8 anni sono i primi prodotti che cominciano a sapere di concretezza? Sì, questo, diciamo, sì, diciamo, sono questi bene o male i numeri. Abbiamo una collaborazione col Pescara dove qualche elemento, diciamo, poi si appoggia direttamente lì, tipo Palestini, un 99 per noi era pronto per la prima squadra, però il Pescara l'ha voluto con la primavera e poi è con noi il secondo anno che sta in primavera. Quindi anche lì, diciamo, non abbiamo uno sfogo che ci anticipa un pochettino quello che potrebbe essere poi la prospettiva. Però della nel rapporto professionale che intercorre fra Campitelli ci sta. E bisogna stare al gioco, insomma, no? Con un po' di dispiacere, sì. Però poi magari il Pescara è molto importante per il Teramo in situazioni diverse. Edmondo invece, insomma, io lo ricordo come un po' il re di Alba Adriatica, nel senso che prima di Serafino c'era un altro di Serafino che era Edmondo, sì. Senza nulla togliere né a te né a lui, tu ti salvavi con squadre giovanissime e senza spiccioli. Andrea è riuscito alla fine a giocarsi un playoff, ma anche lui ha segnato un'epoca, un altro calcio, il calcio agonistico, il calcio dei tre punti, il calcio che sa tanto di calcio, un calcio vero. Completamente diverso, ecco, perché comunque qui è completamente diverso, però tu sei un ex grande calciatore, non tutti se lo ricordano, ma io sì. Non hai avuto la fortuna di giocare a Teramo, hai giocato talmente tanto altrove. Vabbè, mi sono sposato a Teramo, quindi qualcosa di buono ho fatto. Ecco, ti ci ritrovi con questi ragazzi? Tu sei al secondo anno alla guida dell'Under. Beh, devo dire che inizialmente ho avuto qualche difficoltà, perché comunque è un lavoro completamente diverso. A livello di prima squadra il lavoro è basato soprattutto sul gruppo, sul lavori per reparto, se vogliamo. Invece a questi livelli qua devi tornare sul singolo, sull'analitico, per cui è un lavoro completamente diverso, però comunque mi si è aperto un mondo, perché veramente io mi sono dovuto aggiornare, perché ripeto, il lavoro è un lavoro che non c'entra niente con il lavoro della prima squadra. È un lavoro che mi gratifica, un lavoro che mi stimola tantissimo, perché i ragazzi comunque hanno dato piena disponibilità, per cui li vedi crescere giorno per giorno. Ma interfacciarsi con un ragazzo di 16 anni, tu mi insegni, che probabilmente è anche un po' più difficile, diverso, no? È completamente diverso, sì, assolutamente sì. Sì. Li trovi nella media, pronti mentalmente ad affrontare le fatiche che comunque un calciatore, adesso al di là della categoria a cui approderete, deve comunque questa è una fase in cui parlo dell'under 17, diciamo che è una via di mezzo, cioè non sei né ragazzino tipo giovanissimi in cui c'è molto da fare, molto da lavorare, e non sei neanche pronto per la prima squadra, se vogliamo, perché c'è ancora un altro step, c'è la Beretti dopo di loro e poi sei pronto per la prima squadra eventualmente, per cui c'è ancora tanto da lavorare, ma a tutti i livelli, secondo me, non solo tecnico e tattico, perché per esempio noi quest'anno abbiamo una squadra, entro nel merito, abbiamo una squadra, una buona squadra a livello tecnico, se vogliamo, che sa stare bene in campo, organizzata, però per esempio a livello mentale, a livello di caratteriale deve ancora fare tanto, no? Per cui bisogna lavorare su tutti gli aspetti, non è vero che bisogna ricominciare solamente, perché parecchi dicono che bisogna lavorare sull'analitico, sul tecnico, sulla tattica individuale, non è vero, secondo me bisogna lavorare a tutti i livelli, perché loro fra un paio di anni devono essere pronti per la prima squadra, insomma. Fra qualche istante Diego Di Felice Antonio, dall'alto della sua sapienza calcistica, esperienza calcistica, qualcosa a questi ragazzi dovrà dire. Pensalo per un attimo, perché poi vorrei che tu per un minuto parlassi a questi ragazzi. Io invece vorrei che Christian si portasse in fondo, in quell'angoletto giù in fondo, perché poi c'è chi il calcio lo vive in un'altra maniera, e lo vive in un'altra maniera come? Seguendo questi ragazzi, i cosiddetti dirigenti accompagnatori, ma insomma questi meritano un applauso, io credo che lo meritino sicuramente dagli stessi ragazzi Pasquale Di Cesare e Dario Di Dario, perché
perché non lo fanno sicuramente per soldi. Ecco, sono gli ultimi due. Lì accanto c'è il preparatore atletico Stefano Del Grosso, che saluto e ringrazio. Perché non lo fai per soldi, non lo fai per aspirazioni di carriera, non lo fai per motivi, se non per il gusto di stare insieme ai giovani e di avvicinarsi alla teramanità, mettiamola così, anche vivendo con loro. Bravi, questo vi fa veramente onore. Diego, tu hai una squadra alle tue spalle che ti sta ascoltando. Tu uomo di calcio, insomma, sì, universalmente quello riconosciuto. Che posso dire, loro hanno in mano una grande possibilità. C'hanno in mano la possibilità di divertirsi in una squadra di club importante come il Teramo, e c'hanno in mano la possibilità di diventare calciatori, perché secondo me tutti devono credere in quello che stanno facendo, perché tutti possono avere possibilità di arrivare lontano. Poi si sa che la vita ci vuole tanta fortuna, devi trovare la strada giusta, basta non nulla, e magari abbiamo visto tanti ragazzi importanti che potevano giocare a certi livelli che si sono persi per strada. Ma non è solo quello, come diceva giustamente l'amico Edmondo, che io stimo tantissimo, ma devono stare attenti anche a questa età. È un'età particolare, non sono né bambini e non sono ancora uomini, è un'età in cui non si sa che vogliono, anche con i genitori stanno sbocciando, e quindi loro devono impegnarsi a non farsi fuorviare, perché il mondo fuori dal calcio, la strada è pericolosa, ci sono tante possibilità di sbagliare strada, quindi loro devono cercare di ascoltare tutti le raccomandazioni dei genitori, no? In primis, perché primi vengono i genitori, e poi tutto quello che fa il mister, perché come diceva, non bisogna solo curare la parte tecnica, la parte tattica, ma bisogna curare anche la crescita, formare questi ragazzi. Quindi loro devono stare attenti e non devono dimenticare che devono diventare degli uomini, e hanno in mano una possibilità grandissima di divertirsi e diventare qualcuno. Ecco, quindi fate tesoro di questi consigli. Voglio andare all'introduzione di uno dei temi della serata, perché adesso ci spostiamo al calcio professionistico, senza però dimenticare una cosa, che qui tra questi giovanotti che poi vi presenterò, tra questi ragazzi che vi presenterò, ce n'è uno che viene da un infortunio, forse anche un infortunio serio. Vorrei che si alzasse un attimo, gli date il microfono, vorrei che si presentasse da solo se riesce, perché so che va in stampelle. Classe 2002. Ti chiami? Doganieri Davide, difensore centrale. Vieni? Vengo da Boiano, provincia di Campobasso. Molisano? Sì. E forse ha rotto i legamenti. Forse. Ti auguriamo di no, ma ti facciamo un grosso in bocca al lupo. Proprio nella partita di sabato. È un peccato. A questa età dispiace. Insomma. Dispiace, sì. Vedere un ragazzo giovane così che si fa male dispiace. Però se doveva succedere, meglio togliersi il dente adesso, e fra qualche mese tornerai a correre. Adesso vediamo come l'abbiamo letta noi la gara di Renate negli appunti di Supergol. Tanti pareggi, nessuno rubato, una sconfitta immeritata. Squadra che perde poco, il Teramo, solo Renate e Padova hanno perso meno, ma che vince pochissimo, solo il Fano ha fatto peggio. Attenzione però, tra le squadre che ci seguono, Ravenna, Sant'Arcangelo e Fano hanno disputato una gara in meno, e tra quelle che ci precedono di un punto, anche Vicenza e Reggiana hanno una partita in più da giocare. Non sarà una classifica pericolosissima, ma non è neppure tranquilla, a testimonianza del fatto che i tre punti impongono di dover osare quando è possibile. E infatti Asta ci provò ad osare col Gubbio e andò a finire come tutti sanno. E allora? Crediamo che siano state provate quasi tutte le soluzioni tattiche possibili, tranne una. Un attacco senza punti di riferimento che, se da un lato imporrebbe un centrocampo più robusto, e qui Graziano subentrerebbe all'Amadio di questa fase che lascerebbe a De Grazia le chiavi della mediana, dall'altro vedrebbe un tridente con Tulli centrale, con Fratangelo Sumaré a destra e con Bacio Terracino a sinistra, dove prima o poi l'ex Lumezzane andrà a finire. Inciderà meno il sacrificio di Varas sulla fascia esterna di mediana assieme a Ventola? D'altronde, lo stesso Ilari ha dovuto snaturare il suo effettivo ruolo di mezzala offensiva per fungere da supporto al lavoro dei centrali della metà campo. Quando in estate costruisci così, come il Teramo ha dovuto, inevitabilmente i problemi ci sono. È per questo che bisogna saper accontentarsi di quel che passa il convento.
più o meno la vediamo così. Jacopo e Diego. Direi che comunque il Convento ha passato qualcosa di gradevole questa settimana. Siamo andati a pareggiare a casa della seconda in classifica con un gran calore, altrimenti poteva finire diversamente. Poi è chiaro che ci sono tante questioni tattiche che, le ha che hanno bisogno tutte, di tempo per maturare. Ora è il momento tranne di scegliere una, e io spingo per quell'una ormai da un po'. Questa idea è nata anche un po' qui in questo studio tempo fa, l'ho sempre appoggiata, anche considerando che tempo e occasioni l'hanno avute sia Foggia sia Barbuti, quindi a questo punto provare non avrebbe delle controindicazioni forti, per quanto a mio parere lo stesso Tulli sta un po' deludendo le attese e forse ora veramente, anche come si diceva nel servizio, di mettere Bacio Terracino a sinistra. Però vedete, quando ci lamentavamo del Teramo troppo difensivo, della poca mole di gioco creata nella tre quarti avversaria, abbiamo perso. Partite come il Gubbio poi ti uccidono se si ripetono, quindi stiamo calmi, cerchiamo di leggere la classifica, anche se è difficile a questo punto, e speriamo che non influisca troppo nella testa di ragazzi che comunque mi sembrano pronti a sfide ben peggiori di quella che si trovano ad affrontare adesso, e molti li abbiamo visti l'anno scorso, e cerchiamo di saper leggere la partita e soprattutto di avere maggior cinismo, perché fondamentalmente se la metà delle volte in più il Teramo riuscisse a concretizzare quando arriva davanti alla porta, qui parliamo di un altro tipo di squadra e ancora di più un altro tipo di campionato. Speriamo giri questo, poi parleremo di tutt'altro. Cosa ci siamo detti ieri al telefono io e Diego Di Felice Antonio dopo aver visto la partita? E credo che eravamo completamente d'accordo che la presenza del Graziano di turno in questa mediana sia l'impressione che diventi determinante, perché è l'unico giocatore vero di un certo spessore agonistico, forse quasi di rottura, ma è soprattutto l'unico giocatore di una mediana che non ha colpitori di testa e che con Graziano ne avrebbe uno superiore alla media nel gioco aereo. Ci dicevamo, Graziano sì, Amadio di questo periodo ni, De Grazia sicuramente sì. Quindi dentro Graziano, fuori Amadio. Il calcio è bello perché si discute di queste cose la domenica soprattutto. Il lunedì? Il lunedì sono quello che abbiamo detto ieri. Quindi confermi. Confermo. Cioè io dico che questa squadra deve giocare con il 3-5-2 e non si discute, perché il sistema di gioco ci dà più tranquillità nella fase di non possesso, perché siamo ermetici, chiudiamo tutti gli spazi. È importante perché i nostri due difensori centrali, la difesa a 4, sono un po' lenti, bisogna dirlo, e avendo vicino un giocatore in più, tipo Sales, sono molto più forti. Avendo sulle fasce due esterni, che Ventola e Varas, che purtroppo sono, Ventola sì, va, però comunque è un difensore che va, non è come molte squadre, oggi abbiamo detto pure l'altra volta, sugli esterni, quando fanno il 3-5-2 hanno attaccanti camuffati da esterni e quindi fanno male quando arrivano. A centrocampo hanno mezzali che sono ex attaccanti e quindi pure loro si inseriscono, quindi è un 3-5-2 che d'attacco quello che fa, ti posso dire, il Pordenone, le squadre che sono davanti a noi. Però noi non ce lo possiamo permettere, abbiamo più giocatori di interdizione, però siamo ermetici, possiamo pareggiare e prendere punti con tutti, però il problema qual è, come la vedo io, come la vediamo tutti penso, è che noi magari subiamo pochissimo, però non riusciamo a fare un tiro in porta e poi alla fine gli altri hanno un'occasione, per fortuna Calore ti salva. Guarda, ieri strameritavi il pari, ma ecco, se non ci fosse stato il miracolo di Calore perdevi la partita. Ecco, e oltretutto questo, pur essendo una squadra, questo è il mio punto di vista chiaramente, pur essendo una squadra forte in fase interdittiva, non può giocare senza palleggiare, perché c'ha tutti i giocatori che portano palla e vogliono giocare corti, perché non possiamo permetterci di aprire il gioco con lanci lunghi sulle fasce, dove purtroppo abbiamo un Ventola col passo corto e lo stesso Vara, sempre che è velocissimo, però anche lui c'ha il centro basso, cioè, passo col centrocampista. E poi abbiamo le punte che non attaccano mai la profondità, non ha un Dimash, non ce l'hai, questi giocatori così non ce l'hai, i giocatori sono spesso schiena alla porta e vogliono la palla addosso e ti costringono a salire palleggiando. Diego, un po' per questo avanzavamo un'ipotesi, non la soluzione, perché se fosse una soluzione sarebbe facile. Avanzavamo l'ipotesi di un reparto offensivo senza riferimenti, cioè senza Foggia, senza Barbuti e magari con Tulli lì in mezzo. Io non sono d'accordo su questo, perché non so se gli altri sono d'accordo con me, però io dico che una squadra come il Teramo non si può permettere di avere il finto 9, perché quando tu c'hai il finto centravanti,
la grande Ungheria, la grande Honved, i De Kuti era il fido centravanti, ma aveva Puskas e l'altra mezzala che non ricordo il nome, che erano le vere, si inserivano. Cioè se gioca senza centravanti di ruolo un portenone, invece la Ciurria e l'altro che si inseriscono ti fanno male. Noi con chi ci inseriamo senza il falso centravanti? Tu non dai peso né a Terracino né a Fratangelo. No, Terracino è una punta, va bene. Il fido centravanti serve per far inserire i centrocampisti. Ma mister, De Grazia e Ilari non ti piacciono? Chi? De Grazia e Ilari non ti piacciono come incursori? Ma non è che Ilari è più portato, però c'è un passo da Diesel, pure Ilari non è sì. La mezza punta che va a in un attimo, perché Diesel è questione no, di attimo. Sarebbe forse potuto anche essere Varas, però Varas, Varas è utilizzato, ecco, già in Varas settore. Da mezzala potrebbe inserirsi nello è spazio. È utilizzato in un altro e chi settore. In becca? Noi non abbiamo giocatori grandi registi, no, siamo una squadra di gregari, quindi buoni giocatori, perché è una buona squadra centrale, lo sempre perché ci fa salire. Purtroppo il problema è questo, che le nostre punte, senza togliere nulla alla loro forza, però noi se andiamo a vedere queste partite di campionato avremmo fatto 12-13 di rimporto, non è che non facciamo gol, noi non tiriamo in porta. Cioè, allora io dico, questa squadra va benissimo in tutte le parti. Lo stesso Tulli ieri che si è mosso da sinistra, veniva tra le linee, andava a giocare a destra e è diventato più un uomo assist per gli altri, però le punte devono cercare di farsi vedere, perché è risaputo che il passaggio non lo fa chi c'ha la palla, i ragazzi lo sanno, lo invita, è il passaggio, è il movimento che ti dice la voglio qui e ti muovi. Ma se tu non ti muovi, quindi voglio dire, se tu ci manca l'attacco, noi secondo me abbiamo bisogno di una punta che ci... Cioè okay. Questa stessa squadra, adesso e poi chiudo... Con una punta diversa... Con Donnarumma la Padula vincerebbe tutte le partite, perché a farle... No, ma non... Anche di io me. Allenatore... Allora ti dico, dimmi c'è il Gambino, per dire... Okay. O Arcamone... Ma non che questi non sono bravi, perché sono no, bravi... caratteristiche però caratteristiche... Noi abbiamo bisogno di giocatori che si muovono, che... Io invece vedo Foggia, spesso spalle alla porta... L'altra punta, che poi non è nemmeno la seconda punta, perché è un rifinitore, perché Tulli non c'è il passo dalla seconda punta. E la seconda punta non è che è come la prima punta e si deve muovere e essere schizzante, no? È l'1 più 1. È 1 più 1, e quindi è un 3-5-1-1. E siccome abbiamo gli esterni, perché magari tu non c'hai le punte, però c'hai degli esterni che sono dei turbo, e non ce l'hai gli esterni che sono... Allora o c'hai gli esterni che sono dei turbo e vanno pure loro, o devi avere le mezzale che si inseriscono con il fido centravanti, o devi avere degli attaccanti che fanno reparto la Padula. Insomma, quando arriva alla fine alla Teramana Mido e Cucinze, boh. No, perché non riusciamo, cioè, anche questo è certo, perché io poi chiudo veramente, oltretutto non ti fanno respirare poco, perché la palla arriva lì e puntualmente torna a metà campo, non è che la Padula, dico la Padula, ma ce ne sono altri giocatori che abbiamo avuto, altri centravanti bravi. Mister, da però... San Giorgio a Cremano mi dicono che porto 5 minuti di ritardo sulla pubblicità. Finisco qui, penso di aver detto tutto. Hai detto molto. Ci fermiamo, primo impegno commerciale, rientriamo in studio e vi presento i ragazzi che sono qui con noi. Bene, eccoci nuovamente in studio, voglio presentarvi i ragazzi. Che sono qui con noi, Under 17 Teramo Calcio, però vi dovete dare il tempo alla camera di raggiungervi, iniziando dall'ultimo dei giovani lì in fondo. Alzati, nome, cognome, ruolo e provenienza. Napolitani Leonardo, vengo da Teramo e faccio il centrocampista. Centrocampista, ricordate, sono ragazzi 2001-2002, vai. Bardugni Matteo, portiere Senigallia. Senigallia, Barbagni Matteo. Nardi Domenico, vengo a Teramo e faccio il terzino. Teramo. Ragozzo Matteo, vengo da Latina e faccio il difensore centrale. Latina, bel fisico. Calvani era di Latina. Calvani era di Latina. Vinagri Filippo, difensore centrale, vengo da Senigallia. Bravo, una bella coppia di difensori centrali, mister, eh? Sì, 2002. Due sventole. Falco Renzo, vengo da Pescara, centrocampista. Falco. Ancora? Lombardi Simone, esterno offensivo, vengo da Lanciano. Lanciano, esterno offensivo. Vai. Fradescu Flavius, vengo da Ripate Atina, centrocampista. Un altro abruzzese in organico, ancora? Mosca Federico, vengo da Teramo, esterno offensivo. Esterno offensivo. Nessuno che fa il centravanti finora, cioè perlomeno ancora non lo sento, adesso arriva, ah, vai, da Casoria. Calvanese Simone, vengo da Napoli, attaccante. Attaccante, hai visto? No, stavo aspettando gli attaccanti. Fausto
Fausto Rosa, vengo dall'Aquila, portiere. Rosa, cioè questo c'ha il fisico da portiere come l'altro, eh? Cafarelli Antonio, terzino, vengo da Napoli. Napoletano? Natali Renato, centrocampista, vengo da Teramo. Teramo, Renato Natale, figlio d'arte. Figlio d'arte. Figlio d'arte. Carponi Francesco, centrocampista, San Giorgio a Cremano, Napoli. Grazie, un applauso per questi ragazzi. Oh, però posso completare, mancano alcuni ragazzi. Certo, io infatti te lo stavo chiedendo, mister. Salutiamo Andrea, quelli Andrea che non ci Marini, sono. Marini, che è influenzato, attaccante di Teramo. Mio vicino di casa, peraltro. Vicino di casa di Alo. Tiziano Gabriele, centrocampista di Bellante. Bene. Marziani Giuseppe, attaccante di Notaresco. E Pincelli Filippo di Pescara, non è potuto venire perché domani c'è la perché scuola. Perché c'è scuola. Bene. Centrocampista. Allora, li salutiamo tutti. Però adesso dagli applausi ai fischi, o quasi, nel senso che ho saputo che sabato vincevate 3-1 sì. Al 90esimo e siete riusciti a pareggiare, sono riusciti a pareggiare 3-3 nel recupero. Sì, sì. No, nelle ultime quattro partite eravamo in vantaggio, ci siamo fatti riprendere. È successo anche la settimana precedente? Prima. Ieri doppio vantaggio, chiaramente ci siamo fatti raggiungere al 96esimo, mi sembra, su un calcio di rigore che molto probabilmente non c'era, però mi ricollega a quello che ti dicevo prima un pochettino. Purtroppo non basta lavorare solamente sulla... Sì, è importante lavorare a livello tecnico-tattico, però... Bisogna lavorare anche sulla testa dei ragazzi e questo non è facile per l'allenatore, perché lavorare sulla testa dei ragazzi, esercitazioni specifiche non ce ne sono, è molto difficile. Quindi noi più di parlare nello spogliatoio, lavorare a certi ritmi, a una certa intensità, più di quello è difficile. Stiamo vedendo anche le immagini di questa partita. Ringraziamo Falzone, il cameraman ideale. E purtroppo secondo me potevamo avere una classifica diversa. In questo momento siamo in centro classifica, appunto perché abbiamo lasciato veramente punti per strada che ci potevano proiettare. In effetti siete ottavi in classifica con 3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. Il campionato per il momento è dominato da Viterbese e Juve Stabia. Sì. Che se lo stanno... Fra l'altro noi siamo stati l'unico a battere la Viterbese, che prima in classifica. Noi abbiamo fatto benissimo con le grandi, quindi siamo andati a pareggiare a Castellammare, abbiamo pareggiato con la Fermana, abbiamo avuto qualche difficoltà, facciamo fatica con le cosiddette piccole, quelle che hanno la nostra classifica, che stanno sotto di noi, appunto perché, come dicevo prima, magari con le grandi l'affronti in una certa maniera e quando pensi di fare una passeggiata... Fanno chilometri questi ragazzi feliciani, perché stavo vedendo il vostro campionato, insomma, diciamo, anche dopo aver ricordato che ci sono squadre che ci sono davanti, che ci sono anche squadre blasonate che ci stanno alle spalle, no? Il Siena è dietro di noi, la San Benedettese è dietro di noi, la Casertana è dietro di noi in classifica. Ma è un campionato importante, con tanta strada anche da percorrere, un campionato nazionale. Diciamo che incontriamo meno male tutte le squadre, diciamo, di Lega Pro, poi i gironi si allargano un pochettino e quindi incontri realtà che hanno fatto settori giovanili anche importanti. E noi riusciamo a essere, diciamo, cercare di essere a livello anche di altri settori, cercando di allargare un pochettino, come abbiamo sentito prima, di ragazzi un pochettino più di altre realtà calcistiche. Perché poi i numeri, se andiamo a vedere, Teramo è una città di 50.000 abitanti. Sì, ma guardate, io su questo discorso, Feliciani, vorrei che non si ponessero più limiti stupidi. Ah sì, questo. Perché no, ma non mi riferivo a quelli. Non mi riferivo. Cioè io credo che fare attività giovanile sia bello farla, e per me un ragazzo che viene da Catania vale un ragazzo che viene da Valle d'Aosta, punto. No, non mi riferivo a quello. Chi è più bravo, dicevo, riesce a pescare, no, dicevo, meglio. Come se bacino, poi sono bravi a Teramo, meglio. Faccio se non sono bravi a Teramo e sono bravi a Napoli, no, meglio. Cioè, non mi riferivo a quello, mi riferivo al fatto ma io che sì, perché c'è un quartiere stupido. Un quartiere di Roma che è di 300.000 abitanti. Diciamo sei che volte noi, Teramo, diciamo, tu tieni conto che in Abruzzo siamo 1.000.000 e quindi 300.000. Un quartiere di Teramo può darsi che un quartiere di Roma copre come una regione Abruzzo nella scelta, nella ma qualità dei ragazzi, quindi non mi riferivo io mi ci riferivo perché spesso si fanno classificazioni
stupide legate proprio alle territorialità dei nostri ragazzi. Ma che territorio c'è in un mondo aperto al mondo? Stiamo guardando se un ragazzo viene da Chieti o viene da Milano. Di questo, cioè, noi dobbiamo guardare un attimino più a fondo nei settori giovanili delle Serie A e Serie B, perché se parliamo delle primavere delle Serie A siamo sono 11 stranieri, quindi. Ma fra l'altro Teramo ha una concentrazione di settori giovanili e di scuole calcio che nella media supera sicuramente la metà dell'Italia, quindi, cioè, di che parliamo? Cioè, superiamo questi discorsi assolutamente stupidi. Prima avevamo detto una cosa in apertura, e siccome abbiamo una rubrica, la nostra rubrica, che si chiama provocatoriamente Le Pallole, che stasera dobbiamo anticipare perché ci darà modo di discorrere di tante cose, allora direi di andare con la sigla della nostra rubrica. All'inizio, mentre Diego non prende procura, no, sta solamente scherzo. Renato è il nonno, presidente del Club di Agorosso, lui è il figlio di Andrea. Lui è il figlio di Andrea, ma assomiglia, no? Vedi che assomiglia da qua. Poi è appostissimo come il papà giovane. Nipote che... di Alfredo. Il fatto di, sai qual è? È che io il papà giovanissimo, poco più di lui, lo ospitavo in televisione. E io l'ho allenato del tempo. Tu l'ho allenato e noi stiamo ancora qua, capito? Quindi è il segno del tempo che va. Allora, dicevamo in apertura, se nascesse un campioncino, magari vi saremmo grati fra qualche anno. Perché non tutti sanno che i calciatori del Sora, quelli del 2014, a distanza di 3 anni, 4 anni, fino all'estate scorsa, hanno ricevuto finalmente il 75% delle spettanze che competevano a questi ragazzi per il fallimento dei laziali nella stagione 2015-2016. Come è successo questo? Bisogna dire grazie al Torino, al Chelsea e a Davide Zappacosta, che è stato trasferito dal Toro al Chelsea per 25 milioni, e su questi 25 milioni c'è un regolamento internazionale della FIFA che prevede che in caso di trasferimento internazionale, credo che lo conosca Fericiani, in caso di trasferimento ci sia un indennizzo di formazione proprio al club che primo tra tutti ha tirato fuori il prodotto calcistico. Quindi questa situazione ha fatto sì che il Sora, che i professionisti del Sora, che non avevano peccato soldi per il fallimento, grazie a Zappacosta che è andato a trovarli, hanno preso praticamente il 75% delle loro spettanze. Una bella cosa, però bisogna credere nei settori giovanili e sperare che nascano campioni. Crescono gli esoneri in C, sono 15, ci sono 2 dimissionari, adesso cominciano a saltare anche i direttori sportivi. Gli ultimi, Alberto Colombo del Vicenza, esonerato ieri dopo la sconfitta casalinga, si parla di Lerda, Ivo Iaconi, Claudio Foscarini, Mario Petrone e Baby Pillon. Mentre andiamo in onda non sappiamo chi tra questi guiderà. Augurerei al Vicenza, che a me non è molto simpatico, un allenatore che a me non piace, magari sarà il migliore del mondo, ed è Mario Petrone, che era ad Ascoli. Gli fai un bel augurio, gli fai. Non mi piace, non mi piaceva il Vicenza e non mi piace. Vabbè, lo dico. Non l'hai sbagliata nemmeno, l'avrei visto. Col Vicenza non l'ho sbagliata. No. E quindi Petrone a Vicenza, proprio io no, ma tifo Teramo e lo dico magari da Teramano, mettendomi alle spalle una squadra in più. Poi a Vicenza non mi ameranno, ma non fa niente. È saltato anche Cristian Stellini, alla fine l'hanno dovuto esonerare da Alessandria. Si fanno i nomi di Azzori, anche qui di Foscarini, ma è saltato con lui anche Pasquale Sensibile, ex giocatore del Teramo, direttore di questa Alessandria che ha speso tanto e che sta andando non male, malissimo. È saltato anche Massimiliano Menegatti, direttore sportivo del Fano, che prima ha cambiato l'allenatore. Menegatti ha portato Brevi, non va bene nemmeno Brevi, il società stavolta ha detto vai via tu. E starebbe entrando Spadoni, ex direttore sportivo di Maceratese ed Ancona. Per gli ex ricordo l'inutile gol di Dorazio ieri in Catanzaro Cosenza, magari lo avessimo ancora. E non pensavo che l'avrei mai detto, onestamente. Magari lo avessimo ancora. Pensavo che l'avrei detto. Cenciarelli,
magari che non ha mai fatto però gol, ma che adesso segna con regolarità di Viterbo, credo sia il quarto gol stagionale. Sì. E Costantino che ne ha messo dentro 6 già. Costantino girovagava da queste parti. Vabbò. Brutta tegola sul Padova che perde Nicola Madonna, ha rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, verrà sottoposto ad intervento chirurgico probabilmente nella giornata di venerdì e questo ci dispiace. Situazione impianti. Allora, Teramo la conosciamo, bella non è. Ci sono poche strutture, qualcuna è ambita e non viene data, per qualche altra si dovrebbero trovare soluzioni. Abbiamo un campo sportivo comunale, ovviamente di governance privata, che costa una barca di soldi, non per la governance ma per il fatto che quelli sarebbero e sono tanti per una società professionistica. Ma non pensate che altrove le cose stiano molto meglio, eh? Vi faccio una panoramica veloce in Lega Pro. L'Acragas, che gioca le gare interne a Siracusa, in 3 anni di professionismo non si è ancora dotato dell'impianto di illuminazione dell'impianto, che è a norma, che non è a norma, quindi per la Serie C. Però fa ridere una cosa, fino a poco tempo fa sapevate chi era lo sponsor dell'Acragas? L'Enel. Ovviamente, spettacolare. Parti, il massimo. Il massimo. Virtus Francavilla è costretto a giocare a Brindisi per i lavori di ammodernamento dello stadio di Francavilla Fontana, che è stato utilizzato per un campionato intero lo scorso in deroga. La Sicula Leonzio sta provvedendo ai lavori di adeguamento che dovrebbero essere ultimati entro gennaio. Al momento giocano nel stadio Massimino di Catania. Lui ha giocato Atletico Leonzio. Lui ha giocato 4 anni in Sicilia con l'Atletico Leonzio. Con Osvaldo Iaconi. Con Osvaldo Iaconi. Questa è una grande mezzara. Ma io lo ricordo. Lui mi portò, io me lo ricordo con la Juve Stabia, per la verità. Sud. Lui mi portò giù. Poi sono stato 4 anni all'Inter. Dopo Castellammare sei andato in Sicilia. No, prima in Sicilia e poi a Castellammare. Ho fatto Francavilla, Iesi, Civitanova e poi Osvaldo, che di Civitanova mi ha visto a Civitanova giocare, mi ha portato giù alla Sicula Leonzio. E tu mi hai detto che il calcio più bello lo hai vissuto sì, al Sud. Sì, sicuramente sì. Ma giù era... Giù ti senti giocatore. Più di senti giocatore. Andammo a giocare con la San Benedettese, ti ricordi? Sì, come no. A Barcellona, Pozzo di Cotto, Campo Neutro. No, no, giocavamo a Lentini. A Lentini? La seconda di campionato. No, no, giocavamo a Lentini, sicuro. Sì. Contro la San Benedettese. Tu e Ivo Iaconi. Io stavo con Ivo. Ivo Iaconi. Stavamo insieme e ci fece da solo. 1-0 vincemmo, sì. La seconda, e segna lui? Non mi ricordo chi segnò. No, non segna però... io. Mi accorsi insomma che lì era altro polo fanno... Tu ci parlavi in terra mano con capitano altro polo fanno sindaco insomma. Beh, sì. Se lo so, era amato, era... amatissimo. Sono stato a Catania, a Nacireale, sono stato 6 anni in Sicilia, per cui insomma quelle zone le conosco bene. Bene, la situazione comunque dell'Atletico Leonzio è che dovrebbe ultimare lo stadio entro gennaio. Al momento gioca al Massimino di Catania e ricordo che con il Leonzio il portiere titolare è Narciso. Che stava a Teramo l'anno scorso. Hanno anche Camilleri e hanno anche il secondo portiere che è l'ex portiere del San Nicolò dello scorso anno. C'è che ragione, fa panchina a Narciso. C'hai ragione. Sì, sì, la coppia di portieri sono venuti a prendersela a Teramo. Sì, sì. Allora, l'Arzachena neopromossa gioca ad Olbia, il Mestre gioca a Portogruaro, il Gavorrano gioca a Grosseto, anche il Prato ha dovuto abbandonare il mitico Lungo Bisenzio dove siamo stati più volte e per i primi mesi del 2018 forse tornerà a giocare in casa, intanto emigra. La storia del Renate è più particolare, il Renate è l'avversario del Teramo di ieri. Renate è un comune della Brianza di poco meno 4.000 abitanti, quindi più piccola di San Nicolò. Praticamente. Per giocare al calcio a livello professionistico si è appoggiata all'impianto di Meda a 10 km da Renate. Meda era stata società che aveva praticato calcio professionistico ma non lo faceva più da anni e per fare in modo che potesse giocare lì ha dovuto la società Renate mettere a posto l'impianto e adeguarlo alla Serie C. È come se il San Nicolò mette a posto, faccio un impianto qualsiasi, il Fadini di Giulianova e se ne va a giocare a Giulianova il suo campionato. Questa è la situazione del Renate. Si ricordi ancora che l'Alessandria ha iniziato la stagione giocando a Vercelli e che la Juve Stabia è stata ospitata più volte
dalla Casertana. E poi c'è la questione del Braglia di Modena, che è stato uno dei motivi, ricorderete, il debito della società per l'utilizzo dell'impianto con il Comune non è stata la causa, ma è stato uno dei motivi per i quali anche il Braglia oggi non è uno stadio che ospita gare di calcio. Basta per il momento, stiamo parlando di calcio di C, non vado sotto perché la situazione sarebbe drammatica. Che idea vi fate ascoltando queste cose? Diego, Feliciani, mister. Bisognerebbe chiederlo a Tavecchio. Questo sì, diciamo, torniamo al discorso che abbiamo fatto inizialmente. Se noi pensiamo che in Germania, dopo una situazione del 2000 in cui non si qualificarono, fecero investimenti di miliardi e miliardi sugli impianti sportivi. Adesso la Germania ha problemi di convocazione perché riesce a convocare per due nazionali. Quindi qui il problema di fondo, secondo me, è gli investimenti sugli gli impianti e le attrezzature sportive, ma che non deve venire dalla parte di una società che già fa parecchio nel fare attività calcistica. Deve venire gestire da una prima squadra. Deve venire da quella che è la federazione o da un dagli enti territoriali, dalle amministrazioni, da province comuni. Cioè, noi abbiamo qui a Teramo, diciamo, meno male, abbiamo risolto nel piccolo, anche se non è ancora la situazione. Parliamo dell'impianto dell'acquaviva, che la situazione ancora un po' di problemi. Ecco, non è ancora definita, per cui però nel piccolo qualcosa è stato risolto. Riusciamo, Diego, in un paio di minuti a dire la vostra? Poi no, andiamo la mentalità italiana, giustamente dicevo, in Germania hanno rifatto gli impianti dopo il fallimento del mondiale. Però la Germania, come fece durante la guerra, perse la guerra, sappiamo che guerra persero, la prima cosa che fecero, le fabbriche, invece in Italia ricostruivano le case, la mentalità, lavorarono in un attimo, tornarono ad essere ancora più potenti dopo aver perso una guerra, dopo 3-4 anni erano già potenti e lo sono sempre, questione sempre di mentalità. Mister. Secondo me a Teramo non siamo messi male a livello di impianti, se vogliamo, perché io vedo quando andiamo in giro la domenica a giocare con peggio. I ragazzi, molto peggio sicuramente. Noi abbiamo giocato solamente a Castellammare, giocavamo contro la Juve-Stabia, a Castellammare, se no andiamo sempre fuori in paesini vicini, per cui noi, secondo me, è chiaro che la gona andrebbe messa un pochettino meglio, perché c'è quella strada che è un po' scomoda, ci abbiamo collaterrato, c'è l'impianto dove gioca. Noi, secondo me, a Teramo non ci possiamo, siamo rendere. Meglio della secondo media. Me sì, per quello che vedo in giro. Jacopo. È una questione talmente profonda, penso lo che una trasmissione, il parallelo con la Germania sia più che giusto. Quello è stato soltanto un punto di partenza, che poi insomma non è una loro esclusiva, o hanno delle questioni genetiche per cui loro possono farlo e altri no. Sono stati per tanto tempo dietro, hanno imboccato la strada giusta partendo dagli impianti, ma poi c'è stata molta severità riguardo a chi potesse allenare i bambini, processi di formazione e settorizzazione degli allenatori, perché poi tutto da lì parte. Hanno avuto anche il grande merito di saper far tesoro della grande immigrazione che hanno avuto, guardate giocatori come Özil, come Khedir o come Podolski o Klose, e oltre a questo poi hanno saputo riavvicinare la gente al calcio, perché hanno avuto i loro scandali anche loro, scommesse e altre cose in Bundes c'erano, hanno rifatto gli stadi, hanno ricreato passione, danno un'immagine diversa, non certo con un personaggio come Tavecchio, non credo ci sia in Germania. I risultati arrivano, riporti gente, tornano i soldi, è un bene per l'economia, servirebbe una trasmissione, l'hai detto tu. Sì, fatemi solamente dire che mi raccontano, non l'ho sentita la conferenza stampa di Tavecchio, ma pare che abbia scaricato a terzi la responsabilità dell'ingaggio di Ventura. L'ha scaricata a Lippi e si è preso il merito dicendo che lui si è dimesso per questioni politiche, ovvero ha perso l'appoggio della Serie C. Fondamentalmente. Di Gravina poi parleremo un po', perché insomma anche l'atteggiamento di Gravina, vabbè, lascia molto a desiderare, secondo me, poi. Secondo me più di te. Ha anche detto che lui, il suo posto non sarebbe di peso dei risultati, il suo posto dipende dal bilancio che è cresciuto. Ha mancato di dire che non è cresciuto certo per investimenti suoi o per scelte sue, ma perché sono arrivati capitali esteri da Inter e Milan e perché la Juventus fa la finale di Champions League. Fermiamoci, andiamo in pubblicità, so che ci sono molti messaggi anche per voi ragazzi. Li leggeremo al rientro dal secondo impegno commerciale. Eccoci nuovamente in studio.
credo sia il momento di leggere un po' di messaggi, tanti messaggi sono anche ovviamente per i ragazzi, qualcuno vi piglierà un po' in giro, qualche amico vostro che sta a casa, vediamo un po', leggiamone una decina direi in questa prima tranche, gli altri li leggeremo prima dei saluti e andiamo pure con la lettura. Allora, buonasera, ormai è sotto gli occhi di tutti, spero anche di Campitelli e Repetto, il nostro tallone d'Achille sono gli attaccanti, tutto il resto va bene, sono convinto che se a gennaio trovassimo due, tre attaccanti più forti di Foggia, Tulli e Bacio Terracino, non dovrebbe essere difficilissimo, potremmo puntare ad un posto nei playoff. Sei d'accordo con Arcadia? Velocissimo, sì, Diego, velocissimo, Iaco. Io non coinvolgo Edmondo e Feliciani perché non voglio metterli in difficoltà quando parliamo del Teramo. Sono d'accordo, senza nulla togliere a Terracino, a Barbuti e a Foggia, e poi non ce ne servono tre. Beh, averne uno... Arcadia, tre ne vuole. Eh beh, tre ragazzi, esatto. Arcadia, pensa di stare al Barcellona. Basterebbe uno. Bisogna la Campitelli. Jacopo. Penso che trovare un attaccante a gennaio sia una delle imprese più difficili per un DS. Se lo trovi... Se lo trovi vai ai playoff. Ma ci vogliono i soldi. Ma se lo... poi devi pagare anche quelli che è già sotto contratto, quindi diventa complicato. È complicato. Ancora con il prossimo, il più forte è Antonio Carafrelli. Cafarelli. Carafrelli hanno scritto però. Io leggo quello che leggo, quello che trovo. Vai Antonio, vai Leone, non mollare mai RL. Chi è? Tu. E chi è no? Secondo te chi è che l'ha scritto quello? RL. Pensaci. Raffaella Rombari, vedi che ci sta una ragazza di mezzo. Ti volevo dire. Ma Caffarelli non giocava nel Napoli, un Caffarelli negli anni. Sì, ma con due F. Lui c'ha una F sola, cioè quello era Caffarelli, sì, era pure molto bravo. Ancora Cristian, andiamo veloci uno dietro l'altro. Buonasera a tutti, volevo fare una considerazione con Diego e Jacopo. Vi ricordate Orta, attaccante fortissimo, ma dall'eccellenza in giù? In D invece no. Foggia e Barbuti stessa cosa, punte non da Serie C, molto severo come giudizio. Poi risponderanno Diego e Jacopo, poi però, andiamo avanti, ne voglio leggere una decina. Forza Peppe Carponi, sei il più forte centrocampista che abbiamo visto con i lanci di 70 metri. Chi è Carponi? È un quarterback più che centrocampista. Hai visto? Ancora Carponi, lanci da 70 metri addirittura. Tom Brady. 70 metri. Quasi fuori dal campo. 70 metri e difesa attacco praticamente. Ancora, football ci sta. Ancora un saluto ai ragazzi dell'Under 17 e soprattutto al portiere. Ci vediamo domenica a Fano perché ci vedono nelle Marche. Dov'è il portiere? Sono due. Lui? Ti aspettano a Fano? È lui che okay. Parte. Ancora 4-5, leggiamone ancora 4-5 Cristian. Cristian De Luca è in regia. Quando il nostro grande mister Asta dà equilibrio tattico alla squadra non teme nessuno. Peccato sia capitato nell'anno della parsimonia finanziaria. Se avesse avuto due forti punte, chissà, dice Mauro Nardi. Si può condividere quello che resteremo dice Nardi. Col dubbio. Resteremo col dubbio. Resteremo col dubbio, credo, sì. Grazie Mauro che ci segue sempre con passione. Mosca e Falco sono i più forti, c'è anche un cuoricino con affetto, non so chi sia. Lo saprete voi. Ne leggo ancora tre, poi andiamo alle risposte che dovevano Jacopo e Diego. Non andremo lontano con i pareggi, spero di raggiungere o meglio superare i 20 punti già al girone di ritorno. Ancora dite a Doganieri che mentre lui sta lì, voi a Supergol, io mi sono già per tutto quello. Chi è Doganieri? Doganieri, alzati, piglia il microfono, io credo che proprio tu debba rispondere a quel no, col microfono, no? Sono un compagno di stanza. Non fa nulla, basta non si finiscono tutto. Gentile. Non si finiscono tutto, pare che ti abbiano sfidato. Ne leggo ancora uno. Buonasera, domanda per mister Diego. Meglio Barbuti Foggia, Barbuti Foggia, Barbuti Tulli o Tulli Foggia? È un punto di vista su Fratangelo. Lasciamolo questo messaggio un attimo, Cristian, perché sono tre gli abbinamenti, non vorrei che poi si facesse confusione. Diego, rispondiamo subito a questo messaggio. Ma io sono tutti validi, io ripeto, è questione di caratteristiche, forse non si confanno. Rispondere. Niente, io vedo più Barbuti Tulli.
Barbuti Tulli, sì, la tua coppia. Sì, perché dà più peso all'attacco, combatti di più sulle palle alte, più forte di Foggia. Più di Tulli Foggia, quindi. Sì, perché sono leggeri tutti e due, Barbuti dà più sostanza. Fratangelo. Fratangelo è un giocatore utile, però è un giocatore da fascia, un giocatore che va imbeccato con, secondo me, con dei lanci nelle ripartenze, potrebbe essere utile lui come Somaré. Però adesso in questo gioco qui chiaramente non può giocare, a meno che non ci vediamo un Fratangelo esterno al posto di Varas, che un ragazzo giovane potrebbe anche fare, però poi la fase difensiva ha problemi. Però siccome abbiamo tre stopper, tre centrali, uno va sempre a chiudere a destra, a sinistra, quindi almeno quando giochiamo in casa si può rischiare anche con un Fratangelo camuffato da esterno basso che si inserisce. Allora, e poi c'ha le caratteristiche. Su Fratangelo vorrei che ne parlassero un po'. Sia Feliciani che De Amicis, perché Fratangelo lo scorso anno autore di 2 o 3 gol, non mi ricordo, tutti decisivi, però 2 gol 6 punti furono decisivi. Quest'anno sembrava quasi ad un certo punto tagliato fuori, fu buttato dentro, segnò il gol importante in una trasferta ed è stato ritrovato un giovane sul quale forse si sarebbe puntato di più se non si fosse fermato per un infortunio. Chiedo a Feliciani, più forte il rammarico per quel che Fratangelo potrebbe dare a questa squadra o la soddisfazione per aver portato dalle giovanili alla prima squadra un giocatorino mica male? Diciamo, Fratangelo, come hai detto tu, l'anno scorso in 2 spezzoni di partita ha portato 6 punti, se andiamo a vedere la classifica sono stati determinanti, uno con San Benedettese, mi pare, uno con l'Ancona, mi pare un 3-2. San Benedettese ancora. E quest'anno, diciamo, in uno spezzone ha portato un punto, mi pare. È un giocatore che può spaccare in un certo frangente della partita la partita stessa. Cioè, è uno che può, come dice prima il mister, cioè, preferisce la palla dentro. È uno che nella profondità, nel taglio, diventa pericolosissimo, perché c'è la gamba giusta per entrare poi e ti fa male. In questo equilibrio di squadra che il mister secondo me ha trovato, poi mi riaggancio a quello che diceva prima il mister, cioè nel senso che il Teramo non può prescindere da questo sistema di gioco. Poi le uniche cose dove puoi diciamo, lavorare un pochettino è i due su davanti. Lì puoi vedere l'alternativa. Abbiamo provato tutte? Sì, però questo è, stavamo dicendo prima, se avessimo Donnarumma, cioè, e la Padula, stiamo parlando di... Il di questa squadra è Ilari con 3 gol. Tieni conto che noi abbiamo le sconfitte, mi pare il Padova 2, noi ne abbiamo 3. Renate 3? Sì, quindi, poi che sconfitte. Poi, ecco appunto, se qualche pareggio si fosse trasformato in vittoria, quindi il problema è lì davanti. Toccare l'equilibrio che una squadra ha trovato, secondo me vai a rompere gli stessi equilibri e a crearti dei problemi. Fratangelo in un 4-3-3 potrebbe essere il giocatore ideale, in un 3-5-2 o un 5-3-2 trova la difficoltà. Può essere pure una soluzione, perché in questo momento Tulli non è che garantisca diciamo quello come seconda punta. Con i tagli da sinistra verso il campo. Potrebbe essere pure un compagno di un attaccante, di un Barbuti, in un certo frangente della partita. Si può collocare. Rimane questo punto interrogativo, perché poi... Edmondo, mi dicono che Fagioli sia più attaccante di Fratangelo, forse sì. Anche potenzialmente superiore. Fagioli è più attaccante centrale, secondo me, è uno che sa giocare spalle alla porta avversaria. Invece, ma mi dicono anche che il Pescara lo abbia già bloccato. Sì, vabbè, questo andrà invece, a Pescara. Invece Alessandro Fratangeli, come dicevano loro giustamente, uno che gli piace attaccare lo spazio in avanti, ma tutti correre e due in avanti. No, perfetti. Sì. Fagioli Fratangelo perfetti. Sì, come caratteristiche si potrebbero trovare. Integrare bene. Sì. No, perché no? Come dicevano Diego, sono giovani ragazzi, ho capito, andare, ma se sono giovani e sono bravi, ma li devi mettere, se questi non fanno gol li responsabilizzi troppo, ma li responsabilizziamo, sì, ma poi la simpatia di una città avrebbero, ma sì, però, potrebbero sbagliare partita e sarebbero applauditi in questo campionato, ma guarda, io non la vedo una bestemmia, sapete, fronte all'anno scorso, nel senso che le retrocessioni sarà una. E ai playout, quindi si potrebbe rischiare quantomeno. Vedi che forse un mese, qualcuno, 2 mesi, sì, se la classifica, diciamo, se sei tranquillo, tu dici ci premia, sì, eh? Ci può stare. Fratangelo, ti dicevo, Fratangelo
Siccome abbiamo detto, avete detto giustamente in precedenza, che non si può prescindere dalla difesa a 3, potremmo giocare anche con un 3-4-3 con due esterni, e Fratangelo potrebbe fare uno dei due, perché no? Mi sembra che l'ha fatto già il Perché termo, quando qualche, ci abbiamo provato è andata male. No, ci ha giocato già Diego. Sì, ma no, sono il problema sai dove, secondo no, sono me sai dove è il problema? No, che noi il problema è nella tre quarti, non, è non giochiamo quello che ci ha rimbucato. È quello il problema. A me mi fa paura il 4 in mezzo con solo due centrocampisti. Perché i tre davanti sono d'accordo. Sì, dipende dall'avversario. Diego, a me farebbe meno paura se in questi l'avversario gioca due, ci puoi giocare anche tu. Se sei in verità numerica, sono d'accordo. Però vedi, domenica abbiamo giocato contro un avversario col 4-4-1-1. Il problema del Il problema del tempo secondo me non sono gli attaccanti, è chi deve imbeccare gli attaccanti. Lo so. Lì manchiamo, perché noi siamo bravi quando, dice una mezzala, riusciamo a ripartire, ma se dobbiamo fare la partita e arrivare e portare la palla sulla tre quarti facciamo fatica, perché non abbiamo chi imbuca gli attaccanti. Imbuca. Secondo me, come la No, ma sono d'accordo, però a maggior ragione se tu mi giochi solo due centrocampisti, con tre forse qualcuno imbecca. Capito. Ce ne sta uno di più. Fai densità. E in base di non possesso ce ne sta uno di più che ruba. Fai densità. Cioè, domenica scontro il Gubbio, come l'ho vista io, magari quando hanno fatto quelle due ripartenze, centrocampo a due, se era a tre, forse qualcuno scivolava Diego, prima che a chiudere. Che non deve succedere perché stai vincendo Bravo, in casa, non deve succedere. Prendere la ripartenza, prendere il vantaggio. Stai vincendo. No, io stavo pensando con i ragazzi. Due di fine. Ma diverse. Sono d'accordissimo comunque. No, sulle ripartenze ne abbiamo prese diverse, perché con i due esterni tra Baggio Terracino e Tulli, palla a tre quarti di campo ne abbiamo perse diverse, sì. E in due infatti abbiamo il primo gol è stata una palla persa da Tulli, il primo gol l'1-1 ci hanno fatto male in due però è anche c'è uno che perde la palla davanti, qualcuno deve metterci una pezza, non può arrivare in porta, sì. Quello sì, perché sennò è la fine del calcio, l'attaccante perde la palla, è stato in un campionato secondo me buono, discreto, è stato un piccolo neo, perché noi avremmo con quella vittoria avremmo un altro tipo di classifica. Quello è stato un piccolo nemico, tutto sommato il Teramo sta facendo. Sì, ma poi il mondo le tre sconfitte, se tu guardi Vicenza derubati dopo che potevamo vincere. Quindi pure le sconfitte, tolto Pordenone, ma le altre insomma. Sì, delle tre sconfitte Vicenza e Gubbio non le meritavano. Però come diceva il Dimondo, solo a Pordenone. Come diceva il Dimondo, non puoi perdere in vantaggio 1-0 in casa con due ripartenze. Io stavo dicendo, in un minuto. Infatti stavo dicendo prima, con i ragazzi abbiamo scherzato che sul 2-0 hanno preso il 2-2 nell'overtime, ma sono ragazzi. Certo. Ma lì tu però giocatore professionista non puoi prendere due gol sull'1-0 in casa. Stecchi subito, no? A due o tre minuti da riposo. Perché una volta si chiamava la stecca, si dava la stecca. Adesso fallo tattico. Adesso lo chiamano fallo tattico, ma la stecca ci sta. Quando ci vuole. Ancora quando ci vuole. Prima di ascoltare per un paio di minuti Stefano Del Grosso, voglio chiedere una valutazione sulla settimana di calore a Jacopo, perché su calore, anche perché noi siamo, ripeto, da Teramani neanche molto, molto equilibrati talvolta, su calore ci siamo andati giù abbastanza pesantemente, no? Per quel gol preso, il primo gol preso con il Gubbio. Calore si è preso le critiche, è un ragazzo peraltro giovanissimo, e poi ti ha tirato fuori una prestazione maiuscola ieri, dove il sassolino dalla scarpa se l'è tolto alla fine, ma ci sta. Dice vabbè, mi sono sentito un po' criticato, ho reagito come credo un giocatore debba reagire sul campo. Bravo, diciamo di bravo. Così. Tu che pensi di questo ragazzo al primo anno nel calcio professionistico, dobbiamo ricordarlo? Nella maniera più oggettiva possibile, penso di poter dire che poi è un mio coetaneo, quindi non so quanto abbia diritto a giudicare quella che è stata finora la sua stagione. Però una valutazione puoi farla, anzi, proprio perché nota, è coetaneo. Si nota che è al primo anno, però penso che sia a livello fisico, sia a livello proprio di talento istintivo, abbia già fatto vedere tanto. Il tiro di Calombolo doveva parare, su qualche uscita e qualche rinvio, qualche tifoso più avanti con gli anni si è sentito qualcosa, tuttavia ci ha salvato in parecchie occasioni e penso che il talento ci sia, il talento c'è, ci ha mostrato anche gli attributi ieri, perché poi si pensa sempre che i giocatori non ascoltino molto, ma come ci ha dimostrato Calore sanno e sentono, se non ascoltano registrano poi riascoltano, esatto. Penso che tiri fuori una prestazione del genere dopo una partita che hai oggettivamente perso tu, ti dimostri giocatore vero,
e ti dimostri pronto per questo palcoscenico, sei classe 97. Vediamo dove puoi arrivare. Stefano Del Grosso, lo ricordiamo anche con la maglia del Teramo, quando il Teramo risorgeva dalle ceneri di un fallimento. E mi fa piacere rivedere magari talvolta, no, giocatori, ex giocatori, giovani allenatori, allenatori, far parte ancora della famiglia. Tu sei il preparatore atletico di ragazzi che sono in una fase di maturazione e quindi di maturità fisica. Quindi ti chiedo che tipo di lavoro devi supportare per fare in modo che la crescita sia la migliore possibile. Ti prego di tenere il microfono dritto. A livello aerobico lavoriamo molto sul possesso di palla, sui 10x10, comunque lavoriamo non molto a livello a secco, no, pochissimo facciamo. Poi a livello di forza lavoriamo a livello funzionale, tipo il mercoledì prima di iniziare il lavoro di forza. E niente, dobbiamo stare molto attenti soprattutto al peso e all'altezza, vediamo se i ragazzi crescono costantemente mese per mese. Ci sono casi eclatanti che ti hanno colpito, perché questa è la classica, si dice, età dello sviluppo, no? Sì, alcuni problemi. Ci sono ragazzi che crescono di 6 cm in una stagione, per esempio, 4-5. Sì, Vinacchi, succede. Due anni fa è cresciuto 6 cm. Chi è? Alzati, perché ti dobbiamo vedere in piedi. Hai capito? Cioè, 6 cm fa era già alto, adesso è diventato altissimo. Sì. Ecco, è un caso particolare, no? Un caso limite. Non si vede, che lui già era arrivato alto, quindi non si vede tutto questo sviluppo che ha avuto. Però i ragazzi non li vedo, cioè che sono cresciuti tutti qua, non è che... C'è un lavoro di equipe dietro il tuo lavoro? Ti confronti con i tuoi colleghi? Settimanalmente col mister vediamo il lavoro da svolgere. No. E mister, tu sei costretto ad adeguarti ai tempi. Certo. Sì. Perché sono cambiati. Sì, assolutamente. Ma ti manca qualche espulsione? Sì. Ancora riesci a farti No, esperto? Io sono tuttora, sono fuori. Sei squalificato? Sì, 3 giornate mi sono beccato. Eri così anche prima, non da calciatore, da allenatore. Ma anche da calciatore. Anche da calciatore non te le sei fatte mancare. No, no, assolutamente, mi faccio mancare. 3 giornate. Allora, abbiamo recuperato il tempo che era stato perso prima e andiamo addirittura in pubblicità con qualche secondo di anticipo, ma abbiamo ancora tanto da dirvi nei 10 minuti che restano. Eccoci alla tornata finale, qualcuno voleva un applauso lanciato veramente da loro, stavolta poi non l'hanno fatto, perché? E qualche altro spingeva un applauso per il mister, però era... Edmondo, questo era costruito però, l'altro no, il secondo sì. Ancora un po' di messaggi e poi vi mostreremo... il campionato del quale tutti hanno perso la logica delle partite da giocare, chi deve riposare. Ad un certo punto il Teramo era la squadra che aveva una partita in meno rispetto a tutte, oggi è una squadra che ha una partita in più rispetto a troppe, quindi vi ricostruiamo le ultime 4 giornate dopo. Adesso i messaggi, andiamo con gli ultimi messaggi acquisiti e non con tutti, non li possiamo leggere tutti, eh. Forza Patron, sempre con te, vanto di Teramo, Michele Agenzia è un fedelissimo di Campitelli, questa o questo scrive tutte le settimane, noi questo. Lo ringraziamo perché questo. Però ho letto talvolta Michela, se però non mi ricordo questo. Male, è questo, Michele. Grazie Michele perché ci segui comunque con affetto evidentemente. Ancora la prossima. Allora, voglio augurare in premessa una pronta guarigione a Luca di San Benedetto. Chi è Luca? Forse Fanesi, il fratello di Fanesi. Luca, il fratello di Luca Fanesi, sì, che ha avuto problemi negli incidenti di Vicenza. Sì, bravo, bravo. Obiettivamente e sinceramente, Padova a parte, le altre squadre in cima sono lì per grazia ricevuta. È diverse, ma al Teramo mancano 4-5 punti, verosimilmente 5, per, diciamo, sviste o torti arbitrali.
si parlerebbe di tranquillità massima per il gioco che si attua. Un gran peccato essere pressoché nulli al momento, dalla cintola in su. Speriamo in meglio per il futuro, scrive Silvano, che ringraziamo anche per la sensibilità mostrata in questo messaggio nei riguardi di un tifoso che mi dicono è seriamente fratello di Luca Fanesi. Ma i figli di Fanesi calciatore? Fratello. Sì. Fratello di Luca Fanesi, sì. Ex direttore del Giulio Nova. Sì. Che erano i figli di Fanesi, calciatore che è morto l'anno scorso. Ex giocatore del Tero. Questo non lo Fanesi. So. I tempi di Tortoli. No. Sì, sì. Fanesi. Quello era il papà di questi qua. Era il papà di era questi qua. Era il papà di questi qua. Appunto. Dispiace. Bomber. Dispiace a tutti. Ancora con i prossimi. Prendiamo Ribeiro dos Santos, attaccante dell'Avezzano, e andiamo ai playoff. È una chiave di lettura importante. Dos Santos sta facendo molto bene in effetti in Serie D. Ancora aspetto poi i segnali della regia per sapere qual è l'ultimo acquisito. Purtroppo giocare senza attacco non è semplice. Se ricordate l'anno di Rumignani avevamo Del Prete che non segnava mai, ottimo rifinitore, Del Pelo almeno qualche golletto lo faceva, avevamo Darè e il compianto Solfrini che si inserivano sempre, e i famosi capovolgimenti di fronte. Forza Teramo, scrive Antonio, è un calcio che per questi ragazzi fa. È 30 anni fa, stiamo parlando. Un mare di anni fa. 85 ancora, vabbè, calcio che piaceva a noi, eh? Sì. Carponi e Bardu, bucate lo schermo. Chi è Carponi e Bardu? Chi sono? Bucate lo schermo. Ma tu ci stai sempre, eh? Il San Giorgio a Cremano c'è sempre. Allora, Cristian, mi mandi in onda le ultime quattro giornate di questo campionato, che proviamo a fare un po' di chiarezza? La famosa grafica sulla quale hai lavorato molto nel pomeriggio. Allora, Serie C, Girone B. Queste sono due delle quattro giornate e abbiamo messo dentro le squadre che stanno sotto, no? Quelle con le quali il Teramo dovrà lottare. Sei stato molto bravo, sì, sono molto chiare. Però queste sono la 19ª e la 18ª. Prima di queste ci sono la 17ª e la 16ª, quindi non sei stato bravissimo. Dovresti darmi l'altra pagina. Questa, adesso sì. Allora, Teramo Samb. Mentre il Teramo gioca con la Samb, intanto riposa la Fermana sopra, no? Lasciamo il Sud Tirolo. Ed è una partita importante perché il Teramo, dopo Teramo San Benedettese, osserverà il suo turno di stop, avrebbe dovuto giocare col Modena. Il Ravenna se la vedrà con Renate, il Sant'Arcangelo con la Feralpi, il Gubbio andrà a Trieste, il Fano andrà a Mestre. Allora diciamo che questa giornata di campionato è una giornata di campionato importante. Muovere la classifica. Io credo che possa essere già importante muovere la classifica. Sì. Andiamo avanti, perché poi scopriremo che nella giornata successiva, quando il Teramo non giocherà, rimettendo in onda la stessa pagina, quando il Teramo non giocherà, e non giocherà neanche il Mestre che per il momento non ci riguarda, ci sono partite non facili per il Fano che riceve la Triestina, la Fermana, per il Gubbio che riceve il Bassano, per la Fermana che andrà a Padova, per la Sant'Arcangiolese che andrà a Renate, per il Ravenna che andrà a Vicenza. Non ci allarmiamo più di tanto con i pareggi, signori. Vincere con la Samb? Se vinci con la Samb puoi andare quasi a festeggiare le vacanze di Natale. Io dico che è una partita importante e che non sarebbe un dramma se non la vinci. L'importante sarebbe ovviamente non perderla. Certo. Ancora con le ultime due giornate di campionato, quando il Teramo si sarà fermato, si fermerà poi il Gubbio. Il Teramo riceverà il Fano, quella è una partita da vincere. Sud Tirol riceverà il Ravenna, difficile per il Ravenna. La Fermana riceverà il Renate in trasferta, che è più pericoloso di quando gioca in casa, e il Sant'Arcangelo se la vedrà con il Mestre. E prima del giro di boa e dopo questa giornata, la 19ª, saremo tutte sullo stesso piano. Ci sarà lo scontro diretto Fano-Fermana. Il Gubbio riceverà il Padova, ci sarà lo scontro diretto Ravenna-Sant'Arcangiolese e il Teramo potrà giocare tranquillo, anche magari non vincendo o addirittura dovesse perdere, non sarebbe la fine del mondo,
a Reggio Emilia. Perché questo quadro? Per dire che tutti questi pareggi hanno un peso, hanno un grosso peso, e tante volte il tanto bistrattato punticino può crearti il presupposto per. Voglio ascoltare il vostro pensiero a 3 minuti dalla fine. Diego. Ma in questo mese, se prendiamo 5 punti, fanno 3, non si possono fare questi, però i 2 pareggi si possono stare perché siamo abituati. Noi ci ritroveremmo con una classifica fantastica, tenendo presente le altre squadre con chi devono giocare. Esatto, perché è quello che devi guardare, anche e soprattutto le altre squadre. Mister Feliciani, hai preso coraggio da queste cose o no? Ma diciamo come o eri già fiducioso prima? No, ma io già ero fiducioso prima, perché il punto ti permette poi di, alla prima occasione di fare il salto di qualità. Noi ci è sfuggita Gubbio, però diciamo, rimanendo agganciati un attimino sempre a quel punticino, basta una partita e fai il salto di qualità. Tieni conto che adesso la classifica non ce l'ho qua davanti, ma a 5-6 punti sta la quarta e la quinta in classifica. Quindi diciamo, non è così lontana la cosa, facendo un attimino... Io credo di aver illustrato un prospetto che debba dare fiducia, ammesso che di fiducia ci sia bisogno, perché poi magari non ce ne sarà bisogno. Ma ci sono molti scontri diretti fra le squadre. Certo, arrivare alle ultime 2 partite, ho visto che tra Fano e Reggiana, mi pare, arrivare con, diciamo, con la mentalità positiva a quei 2 scontri sarebbe importante. Noi abbiamo una lì... partita sulla carta delle prossime 4 da dover vincere. Ma non... quella col Fano, certo. Quella col Fano, sì. Ma oltretutto noi, con tutti quegli squadroni che sono sopra di noi, noi non abbiamo perso, abbiamo preso i punti, e questi qua bisogna vedere se prendono, se riescono a fare le stesse cose. Quindi mister, come la vedi? Diciamo anche a parte che tu eri fiducioso anche prima. Sì, eh? Sì, sì, assolutamente. Io questi allarmismi sinceramente non sono, non li vedi? Sono fuori luogo, secondo me. Anche quelle sotto camminano poco, camminano pochissimo, va detto. Beh, anche fanno questo. Soprattutto. Fanno fatica, insomma, per cui basta vincerne una, di come dicevate voi, e ci potrebbe essere un salto di qualità importante. È un bel giro di boa, sì, che ti permetterebbe anche peccato magari... Peccato quella partita di Gubbio, maledetta, peccato veramente. Peccato, peccato. Sì, peccato. Perché a posteriori ha pesato tanto. E ha rilanciato anche il Gubbio. Ha rilanciato anche il Gubbio. Che era in un momentaccio. Facendo pochissimo, eh. Facendo niente. Facendo niente. Solo per Pagliari ha meritato di vincere questa partita. Pagliari ha avuto la faccia tosta, giornalisticamente parlando, di dire che la sua era una vittoria meritata. L'ha detto, c'ero io. Poi si è alzato e se n'è andato. Ci vuole del coraggio. Ci vuole del coraggio. Le valutazioni di Jacopo. Che... ci stiamo molto, per sono salutare. Sono d'accordo col mister. Per questi allarmismi sono fuori luogo, e l'ho detto anche tempo addietro, quindi sono sempre stato fiducioso prima in asta, poi nel Teramo. Mi sento di fare un appunto: secondo me dovremmo, a prescindere dalla difficoltà che è enorme, dovremmo dare un peso diverso, anche come fu anche l'anno scorso, al derby con la San Benedettese. Dovremmo dargli un peso diverso perché sappiamo che ambiente verrà a crearsi al Bonolis. Sappiamo quanto entrambe le tifoserie tengano a questa partita, e secondo me può dare una spinta a livello morale e a livello di numeri allo stadio, che poi insomma i loro lo fanno, molto importante. Quindi non, sì, il Teramo oggettivamente può perdere contro la San Benedettese, perché la San Benedettese è una squadra costruita per stare forte. In alto, più forte al momento del Teramo, ma costruita per essere più forte del Teramo. Ma una vittoria secondo me peserebbe molto di più rispetto a una vittoria contro qualsiasi altra squadra del campionato. Nel mezzo c'è una gara che non interessa a nessuno, ma c'è. È bistrattata. Però. C'è una trasferta, ci sono chilometri da fare, la gara comincia alle 4:30. Ricordo quest'estate quando per un gioco di numeri il Teramo riuscì a superare la fase eliminatoria di Coppa Italia, che anziché gioire la gente non ci vedeva più nessuno. Ma porca miseria, quest'altra rottura di scatola. In realtà non ci crede più nessuno, però noi insomma ricordiamo che è una competizione che comunque garantirebbe, per chi la dovesse vincere, un posto nei playoff. Secondo me è triste che venga bistrattata, sì, ho capito, così, ma la coppa, insomma, però se te la mettono alle 16:30, giustamente, cioè il Pullman lo devi prendere, la rosa la devi ma convocare, va bene, ma la rosa c'è. La partita alle 4:30 la devi giocare, il punto è l'orario.
sia per i giocatori sia per i tifosi, se no io non penso sia tutto questo fastidio fare la Coppa Italia. Eppure ti assicuro che se potessero farne a meno, però, ne farebbero volentieri a meno. Comunque mercoledì si gioca. Io voglio ringraziarvi. Vi ricordo che alla fine abbiamo deciso, quello sempre, alla fine abbiamo deciso che lunedì andremo in diretta di lunedì e seguiremo in diretta, visto che la gara andrà su Rai Sport, seguiremo in diretta, la commenteremo in diretta, proprio Teramo San Benedetto. Mi dispiace non essere allo stadio, ma stavolta la scelta che abbiamo fatto è questa. E quindi saremo qui, Diego, se vorrai sarai qui. Volentieri. Tutti quelli che vorranno seguiremo assieme la gara, la commenteremo in diretta, prima cosa. Seconda cosa, ragazzi, in bocca al lupo per il vostro campionato, un in bocca al lupo particolare va al sofferente. Mi dispiace vederti così, veramente mi dispiace. E spero che tu ti rifaccia presto, prestissimo. Comunque un grosso in bocca al lupo, un ringraziamento particolare agli amici dirigenti e accompagnatori dell'Under 17 del Teramo Calcio, al preparatore, al mister e a Fericiani, che è un po' l'anello alto del settore giovanile del Teramo Calcio. Grazie Diego, grazie Jacopo, ricordatevi. Grazie a voi. Grazie a voi. E ricordatevi che a Natale mancano quanti lunedì? Tu me lo tre, dire. Tre lunedì e sarà Natale. Non chiedetemi perché ve lo ricordo, ma ve lo ricordo. Grazie, arrivederci. Ah.